Grande impresa del GRM Club Arezzo che continua nella sua crescita mettendo a segno un bel 3-0 contro l'Unione Sportiva Sales Volley. La GRM Club Arezzo non si è fatta scoraggiare e ha trovato il giusto atteggiamento per venire a capo di una partita non certo facile. Il Volley Club Arezzo si trova adesso a metà classifica al sesto posto. Sabato prossimo impegno contro l'Olimpia Firenze Volley. Stasera i ragazzi sono stati bravissimi perché dopo la sconfitta di sabato scorso non era facile recuperare energie psicofisiche perché quelle partite lasciano sempre qualche scoria. Invece in realtà abbiamo giocato una buona partita, un bellissimo secondo set come del resto anche sabato scorso a Cortona. Veramente sono stati bravissimi a voler ottenere questi tre punti e raggiungere in classifica gli avversari di turno. Dunque una partita importante, abbiamo visto come i rincalzi, se rincalzi si può chiamare un certo Maggini che ha giocato in Serie A, ha girato tutta Italia, hanno a volte sostituzione di elementi importanti, sostituzione mi auguro non per infortunio, perché se fosse infortunio comincia a essere preoccupante, ma diciamo così un momento di instabilità di Zampetti, vediamo che il suo sostituto ha fatto dei passi da gigante, quindi Mirko sostituzioni validissime. In realtà sia Zampetti che Maggini non stavano bene, a dire la verità non dovevano giocare nessuno dei due per ragioni differenti, però hanno fatto questa sorta di staffetta che poi è stata utilissima per la squadra, ma qui non esistono titolari riservi perché ti assicuro che i risultati vengono moltissimo dall'impegno che chi mette e chi gioca meno. Tra l'altro questa settimana abbiamo avuto anche la fortuna, proprio perché abbiamo tante defezioni settimanali, di riportare con noi Jacopo Severi, Francesco Borgianni, Andrea Baldini, che ci stanno dando un'enorme mano sia dal punto di vista dello svolgimento del lavoro che anche del morale, che ci aiutano, perché insomma gente che sta bene nel gruppo e fa bene al gruppo. Comunque una grande squadra, una grande partita. A chi dedichi il risultato di questa partita, Mirko? Lo dedico alla famiglia, ai tifosi, a te, perché c'hai grandissimo merito per questa nuova società, perché ci stai mettendo il cuore come noi, e a tutti questi ragazzi perché insomma stanno veramente facendo moltissimo. Come vedi, dopo la partita inizia altro lavoro per loro in quanto dirigenti della società, quindi ci mettono il massimo del massimo, più di così non potrebbero. Però ecco, speriamo di proseguire con questi risultati per dare soddisfazione a tutti questi ragazzi, a te e a tutta la città d'Arezzo.